Siamo i fratelli Frattasio, molti di voi ci conoscono con il nome Mixed by Harry. Per più di 15 anni le nostre cassette e i nostri CD sono arrivate nelle case di tutti. Non erano falsi qualunque, ma falsi originali. Chi siamo? Mixed by Harry, i pirati della musica. Filmata by Harry. Il nostro quartiere era un grande mercatino dove si vendeva di tutto e diciamo che il 70% era tutto cose illecite, la droga, sigarette. Lavoravamo tutti quanti in negozio di dischi, eravamo ragazzini dove lavoravamo, facevano i nastri Favez, un piccolo sgabuzzino con un giradischi e una piastra di registrazione, mettevo dischi, premevo il tasto, play, registravo e stavo chiuso là dentro dalle 9 di mattina fino alle 8 di sera. La musica involontariamente ci è entrata dentro, no? Mentre sentivo i Pink Floyd, Belle Buona Sciva, Mauro Caputo che cantava per sempre. Per mesi e mesi ho sentito pure musica classica, che venivano dei preti a fare delle cassette. E tutto nasce in questo negozietto a Forcella. All'inizio questo facevamo. Con strada facendo, con Peppe, Angelo, Claudio abbiamo formato un'equipe. Chi meglio dei fratelli poteva fare una società in questo campo? Eravamo noi produttori e noi distributori. Enrico faceva queste cassette, ne faceva uno anche per noi e noi queste cassette le copiavamo. Lo chiamavo il master. La notte registravo 50-60 cassette, la mattina mi mettevo sul motorino e le andavo a vendere alle piccole bancarelle che si trovavano a Piazza Tanta, a Mergellino, e cominciavamo a fare questi piccoli passi. Mio fratello Enrico cominciò a mettere questo timbro Mixed by Harry. Mentre facevo delle selezioni personalizzate, mi arriva un disco Studio 54 e mi salta agli occhi la firma Mixed by Foxy John e lo speaker di Ballando sotto le stelle a Rai 1. C'ho ancora la sua voce, George Mariotto, è lui che parla così. Pensai subito di sostituire Foxy John con Harry ed è così che poi man mano il timbro incominciò a fare la sua strada. Scoprimo che c'erano dei duplicatori chiamati Tascam e comprammo un duplicatore Tascam e là fu il grande salto Mixed by Harry. Facevamo dalle 300-400 cassette al giorno, già per noi era un passo da gigante. Peppe con l'area imprenditoriale, con l'intento imprenditoriale è riuscito a, diciamo, a fare una grande distribuzione. Due duplicatori, 4, 5, 6, diventammo un esercito. Il mio ruolo fondamentale era gestire i depositi e gestire i nostri laboratori. Avevamo tanti laboratori. Laboratori che poi erano case abitate normalmente, dove questa famiglia liberava una stanza e diventava un nostro laboratorio. Siamo arrivati intorno a 200.000 cassette settimanali. Nel periodo estivo. Era il 95. Quell'estate non me la dimenticherò mai. Il Festival di Sanremo, noi uscivamo prima. Il martedì usciva TV Sorrisi e Canzoni, con tutti i cantanti, con la foto del disco che doveva uscire. Io la prendevo. Già c'era la lista dei 24 cantanti. Il giovedì, che Sanremo stava ancora continuando, io già avevo tutte le locandine pronte. Venerdì mattina uscivano i dischi. A me bastava un'ora che mio fratello Enrico ne faceva una cassetta. Quindi non è vera questa cosa che c'era della talpa? Ma quale talpa? Come va la talpa di cosa? Il nostro segreto era questo, che io il mercoledì, il giovedì, già mi preparavo per esempio 100.000 locandine. Compravano Sanremo... Lo compravano tramite il falso. Loro lo compravano il sabato, quando il sabato sera c'era la finale. Però nessuno calcolava che i dischi uscivano il venerdì mattina. Andavo a comprare alla discoteca meridionale alla stazione, compravo questi dischi, li portavo a mio fratello. Mio fratello in un'ora aveva fatto il master. Me lo dava a me, la potenza che avevamo, in un paio d'ore avevamo riempito Napoli. Noi non ci abbiamo inventato le cassette pirate. Abbiamo inventato un sistema, facevamo noi le compilation, Enrico, mio fratello, si metteva a fare le compilation. Usavamo la base strumentale del retro del 45G, a Jazz Codus e Love di Stevie Wonder, dietro portava la base strumentale. Mio fratello Peppe, avendo una bella voce, cantavamo sopra. E lì fu ancora più successo del successo che già avevamo, la base di Stevie Wonder, The Modern Talk, The Bad Boy Blues, Paradise, e lì fu un successo enorme. Porta Napoli! Satana con tanta gloria, l'umanità ferma chiusa.
Quando il Napoli ha vinto lo scudetto, venne Piero Marrazzo e mi disse: guardi, ho bisogno di una base che non sia Maradona e Meglio e Pelé, perché di questa canzone ne abbiamo. Allora noi prendemmo la base il Garibaldi innamorato nell'87 credo di Sergio Caputo e facemmo Maradona innamorata. La Rai lo mise addirittura come sigla. Bellina, bella soddisfazione. La gente andava nei negozi a chiedere questa versione e i negozi ovviamente dicevano non esiste una cosa del genere e lì incominciarono a scattare denunce e quant'altro. Io lo facevo per passione, diciamo che i soldi sono stati una conseguenza, non una meta da raggiungere. Non eravamo mai visti tanta soldi insieme. Eravamo troppo ignoranti nella materia denaro. Se guadagnavamo pure 150 milioni, perché guadagnavamo questi soldi a fine settimana. Dico se compravo Porsche, mi accattavo Lamborghini, mio fratello si accattava una Rolls. Per dirti, pure a giocare. Il giovedì ci prendevamo, ci mettevamo tutti insieme e giocavamo al casino. Io sono sempre stato innamorato delle auto, sono sempre stato innamorato delle moto. Camminavo da 500, io a Piazza Carotez, usava 500 e mi pigliavo magari a Ferrari, piaceva avere il corso di cavallo, ma ci ho fatto per Svizzera, mi ha accattato qualche cavallo perché mi piaceva lo ricorrere. Cioè come uno che era sfugato, che ha vissuto per tanti anni, fa sempre sacrifici. Sai cosa mi fa scivazzo oggi? Che se mi è capitato a morire, diventa mica sbagliato insieme ai miei fratelli, ti posso garantire che se via dei soldi mi sono andato a nascondere alle isole Cayman, per dirti una cosa, ma eravamo stupidi. Cioè noi non ci rendevamo conto, infatti sai quando ci siamo resi conto noi che eravamo una banda scema, quando ci hanno arrestato. Mo dicono che noi abbiamo creato dei danni discografici, però non lo dicono che all'epoca pure i cantanti famosi mi sono trovati sotto casa. Magari veniva un cantante, veniva a chiedere a cortesia, siccome aveva una bella voce, una bella canzone, di essere inserito in questa compilation. Se io prendevo al momento chi c'era, per esempio Nino D'Angelo e Gigi D'Alessio, noi miscelavamo una cassetta e mettevamo le canzoni più belle. E magari se eri veramente bravo, io credevo in te, io fra Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo infilavo a te in mezzo, facevo una miscelazione e molti che erano sconosciuti diventarono molto famosi solo grazie a noi. Chiaramente quando siamo usciti sul giornale un amico se va aereo guadagnano 100 milioni al giorno, 200 milioni al giorno. E qualcuno, non qualcuno, ma più di qualcuno, si è svegliato una mattina e ha detto ma mentre questi qua guadagnavano tutti i soldi, noi che stiamo facendo? E siamo stati tartassati. Non c'è più niente, perché tutte le amicizie che avevamo erano tutte false. Quando ci è successo questo ci siamo trovati solo, da soli. Ci avevamo coraggio da soli per telefono a ci parlare, ci aiutare, pure che ognuno di noi si aveva gli arresti domiciliari e non ci potevamo nemmeno vedere. Io per vedere mio fratello dovevo chiedere un permesso. Eravamo molto, 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 molto uniti in tutto. Una delle cose che ricordo ancora è che eravamo una famiglia unita. E qua mi commuovo. Come dice Gino Paoli, un tizio che ha rubato stanotte in casa mia non ha portato via la voglia che c'è in me. Lui dice il dubbio, aggiungo la voglia. Nonostante i sequestri, diciamo il bagaglio musicale me lo porto sempre appresso. Una cultura che quella non me l'hanno sequestrata perché ce l'ho all'interno. 20-30 anni abbiamo vissuto di adrenalina. Rico adesso c'ha questa azienda che ho fiscato. Io ho questa piccola azienda, compriamo e vendiamo telefonia. Ma niente di esaltante. Con lo Stato abbiamo pagato, non teniamo niente, abbiamo pagato tutte cose. Il vero prezzo di Mixed Mayer l'hanno pagato le nostre mogli e i nostri figli, perché siamo stati bugiardi, abbiamo vissuto nella menzogna, abbiamo fatto delle cose sbagliate. Io adesso faccio casa e lavoro. Esco da questo ufficio, vado a casa, scendo con il cane, volto a fare cose so, me ne sa, è finito. Se oggi mi chiedi Harry chi è, chi era Harry? Ti rispondo subito che Harry era un grande amico mio, poi è diventato il mio nemico e oggi con la pace interiore ti dico tranquillamente che è un mio consigliere.